Che Dante sia il filo conduttore dell'edizione 2021 del Carnevale di Fano l'avevamo già capito e lo sarà anche per l'edizione estiva della manifestazione più antica d'Italia e importante della città. Questa mattina, davanti agli hangar dei carri del Carnevale di Fano, l'ente carnevalesca ha presentato il programma ufficiale della manifestazione, che vedrà una serie di appuntamenti pensati e voluti per celebrare il sommo poeta, che saranno adattati ai più piccoli, ai giovani, fino agli adulti, tra musica, animazioni, giochi e momenti sportivi. L'evento, in programma nei weekend del 21, 22, 28 e 29 agosto, vedrà toccare due location, la zona mare e la zona del centro. Avremo il primo weekend Murubutu e Claver Gold, due famosi rapper che hanno rappato l'inferno di Dante, ci racconteranno questa esperienza e ci canteranno delle canzoni. E avremo uno spettacolo un po' piccante con Imi Silly Noir che fa burlesque. E avremo poi tanta musica, avremo delle zone bambini alla pista di pattinaggio con la supervisione di Cartone, dell'associazione Cartone, e avremo anche il carro di ASET che presenterà anche dei laboratori del riciclo. In centro storico avremo anche una zona dedicata ai bambini al pincio in collaborazione con la Pandolfaccia. E poi finiremo il carnevale con il concerto di Samuel a cui collaboriamo, organizzato da On Stage. I carri allegorici saranno posizionati in forma statica, come già sapete, lungo la Sassonia il primo weekend e al Pincio e in via Cavour al centro storico, ma al centro storico metteremo ovviamente anche altre installazioni, dove poi ogni punto avrà la sua animazione in collaborazione con i commercianti, grazie anche a Confcommercio e Confesercenti. Intanto alla fabbrica dei carri proseguono i lavori dei maestri carristi nella realizzazione delle opere. Quattro i carri nuovi, tutti dedicati a Dante. L'amor perduto di Matteo Angherà, Lasciate ogni speranza o voi che entrate di Luca Vasilic e Fosfori di Mauro Chiappa. Inoltre ci saranno anche altri due carri, uno dedicato al carnevale fanese e l'altro a Gradara, che sarà animato con spettacoli musicali e rievocazioni storiche. Importante tramite le manifestazioni e tramite il mondo della cultura far ripartire l'economia della città. È per questo che abbiamo pensato di regalare questi due momenti sia nella zona mare sia nella zona del centro storico e fare la promozione di quello che sarà il carnevale del futuro, che continuerà e tornerà ad essere il carnevale che conosciamo. A credere fortemente nell'evento anche la Regione Marche, dove oggi ha visto la presenza dell'assessore Francesco Baldelli. Sostenere la fabbrica del carnevale, sostenere la maestria degli artigiani del ferro, del legno e della cartapesta, per creare ulteriori maestri del carnevale partendo proprio qui da Fano. Questo significa anche però dare continuità al sostegno anche economico alla fabbrica del carnevale e, ove possibile, aumentarne l'entità, perché il carnevale di Fano diventi uno strumento per la regione Marche, insieme ad altri carnevali, di destagionalizzazione del turismo. Il programma completo dell'evento è possibile visionarlo sul sito ufficiale del Carnevale di Fano.